Vinitaly anche quest'anno è stato un successo per la nostra azienda. Tanti visitatori, tanti amici che sono venuti a trovarci hanno apprezzato i nostri prodotti di punta come la Falanghina spumante, ma anche la Janico Carrese e poi tutti gli altri che ben conoscete come l'Intenso 05 Moscato, Coda di Volpe, Fiano, Greco. Nell'anno di Sannio Falanghina, città europea del vino, è arrivato un premio che ci ha riempito di orgoglio, che è il Five Star Wines alla nostra Falanghina ferma, selezione oro. È un premio che va a gratificare il lavoro sia dei nostri soci che fanno in vigna e sia dei nostri tecnici, del nostro enologo in cantina, e quindi non possiamo che accogliere con grande soddisfazione questo premio. Al fine di valorizzare il lavoro di alcuni soci che abbiamo nell'area del Taburno, un nuovo progetto abbiamo messo in campo, quello della DOCG Taburno, e la nostra azienda ha acquisito un'azienda dell'area appunto del Taburno dove noi vinifichiamo le uve di questi soci. Da questo progetto è venuto fuori un prodotto che è il 24 carati, che è una DOCG a Janico del Taburno, che stiamo presentando qui al Vinitaly di quest'anno. E insieme a questo progetto abbiamo portato a termine altri due, e sono la Falanghina del Sannio sottozona Taburno biologico e la Janico del Sannio biologico. Abbiamo presentato a questa manifestazione e abbiamo riscosso anche per questi prodotti un notevole successo.